Allora, mi chiamo Michele Cudemo, la mia passione nasce nel 92, dove ho chiuso la mia carriera da litografo e ho deciso di intraprendere la carriera da decoratore. Ho incominciato a fare i miei primi dipinti sulle pareti e da lì ho incominciato una passione trasformata in lavoro, ma prendendo una strada completamente diversa rispetto a quello che facevano tutti gli altri. Cioè, in quel momento lì c'era poco di decorativo, qualcosa stava muovendo altre aziende, ma io spingevo più su cose molto scenografiche che andavano vicino alla proprio la vera scenografia. Io proponevo disegni, cose materiche, effetti roccia, ma non venivano capiti, quindi venivo spinto più a fare locali. Una volta fatto due o tre locali, compresi degli hotel, ho incominciato a diventare famoso per quello che faceva qualcosa di più particolare rispetto agli altri. La mia direzione, pensavo, almeno io ero convinto, cocciuto, che era quella giusta, quella di andare a fare decorazioni di un certo tipo. Una cosa che era completamente fuori dai canoni, difficilissima da capire, perché proporre un tremplè fatto in aerografo, in iperrealismo, cioè la gente considerava più una carta da parati con una foto che un dipinto fatto in aerografo. Anche l'aerografo veniva giudicato come una bacchetta magica che da lì usciva l'immagine, invece era un pennello con l'aria. Quindi poi da lì ho incominciato a divertirmi su tutte le nuove cose dell'avanguardia, quali le resine, che in quel momento lì le resine anche in quel periodo degli anni 90 non sapevano neanche l'esistenza. Quindi proporre a tutta la clientela lavori sotto costo, magari andando a pari con il materiale, ma di proporre queste cose nuove. Quindi incominciare a trasferire l'immagine dalla parete al pavimento, e lì è incominciato veramente a diventare famoso. Tutti gli architetti ricercavano queste cose strane. Però non in Italia, quindi un paio di architetti mi hanno contattato che lavoravano all'estero e ho cominciato a fare la mia carriera di lavoro nei paesi arabi, Dubai in questo caso, dove c'erano veramente richieste di ogni genere e dove io potevo tirar fuori le cose più strane. Cosa è successo? In quel periodo lì ero quello che faceva le cose strane, quindi tutte le aziende o produttori di cose strane si rivolgevano a me dicendo: guarda, prova questo nuovo prodotto. E quindi hanno cominciato a chiamarmi tutti quelli che facevano resine, tutti quelli che facevano pitture di un certo tipo. Sono venuto in contatto dei colori fluorescenti. Da lì ho cominciato, premettendo che io sono sempre stato un pittore iperrealista, quindi vado a cercare proprio il vero su ogni cosa, su ogni mia decorazione, ogni mio dipinto. E quindi ho cominciato a dipingere l'iperrealismo notturno. E mi venivano molto bene con questi fluo, però era da capire come funzionavano, perché sono dei colori particolari che funzionano solo di notte. Quindi lì mischiare i colori, inserirli negli aerografi, perché erano concetti di pitture solo per pennello. Io ho incominciato a studiare e sono entrato in contatto con un produttore chimico che ha sposato il mio obiettivo di raggiungere cose particolari, e con lui tiravamo fuori anche fluo da mettere negli aerografi, da mettere nelle resine, resine fluo, sempre di più. Quindi a Dubai mi sono fatto un nome veramente importante, e da lì hanno incominciato a chiamarmi in tutto il mondo: Azerbaigian, Russia, Cina. Lo strumento giusto e particolare era l'aerografo, perché io in quel momento lì ero solo un pittore. Poi, quando ho cominciato a usare le resine, ho cominciato a usare attrezzi, spatole, e lì ho cominciato a dire: cacchio, con queste spatole posso iniziare a fare le rocce. E ho cominciato a entrare in contatto con altri tipi di attrezzi. Io fino ad allora non sapevo neanche tenere in mano una spatola, una caloscia. Ma quando ho iniziato a fare tutti questi stucchi che mi permettevano di fare dei finti marmi, ho cominciato a informarmi più sulle spatole non prese dai centri commerciali, ma a cercare spatole di un certo livello, perché in quegli anni lì mi piaceva riprodurre rocce, marmi, tutto quello che era possibile. Poi man mano si è evoluta anche la decorazione nell'edilizia leggera, ed è stato più facile per me perché oltre agli attrezzi venivano fuori anche dei materiali performanti in quelle condizioni. Fino ad oggi che
Oggi praticamente sono tutti, sia la clientela che gli applicatori, sono tutti votati a fare delle scenografie nelle case, negli ambienti. E lì sono entrato veramente nel mio mondo, quello che per me era singolo, cioè ero visto come quello che faceva le cose che tutti dicevano, ah, non andranno mai. Adesso invece che vanno, io vanto dell'esperienza che ho avuto negli studi, della mia cucciutaggine ad affrontare questo tipo di decorazioni, con attrezzi che mi permettono di fare queste cose. Quindi cosa è successo? Ho incominciato ad essere un po' più notato, diciamo, una volta l'avvento del web, e quindi ancora di più aziende venivano a propormi, oltre che materiali, anche attrezzature. E quindi la cosa bella è che queste aziende che fanno attrezzature si rivolgono a me dicendo che attrezzatura potrebbe servirti di più. E quindi creando degli attrezzini per fare i marmi, delle spatole particolari, ho raggiunto veramente la perfezione del mio obiettivo. La Adesso i miei obiettivi ragione. saranno altri, che saranno ancora più particolari, perché adesso voglio inserire nella decorazione anche l'evento digitale, che la fa da padrona, che viene in competizione con noi. Quindi unirli è difficile, ma la sto studiando. Il problema più grosso è l'Italia. Però non voglio proprio affrontare l'argomento, perché sappiamo tutti i problemi che ci sono a livello economico. Livello lavorativo è riuscire a convincere il cliente a fare una cosa molto. Prima era impossibile, adesso è già più facile perché adesso la scenografia viene richiesta in casa. Ma la scenografia odierna, cioè, è un po' più difficile da capire. Come ad esempio, adesso io sto proponendo i miei marmi, dove tutti riproducevano i marmi dipinti. Qua andiamo nell'iperrealismo, andiamo a avvicinarci quasi al vero, no? E quindi adesso la parte più difficile, che sta diventando già più facile. Prima era difficile perché dicevano: ah, tu fai marmi, vogliono ma non posso. E quindi la spiegazione era: non sono marmi, vogliono ma non posso, ma sono marmi artistici, dove io posso creare nuance nel tuo ambiente facendo il colore del marmo abbinato alle tende e a tutti i colori della casa, e creando le venature a tuo piacimento, non avendo le fughe, facendolo su cartongesso che non pesa. Quindi viene già, in questo momento viene già più capito. Sacrifici sono quelli le lavorazioni in questo momento non sono molto facili, quindi sono molto impegnative. E quindi sono da affrontare, devi avere più tempo in una società dove ormai il tempo è diventato veramente, con il web praticamente accelerato la società. E quindi un cliente che gli propongo un marmo a pavimento, dove gli dico: guarda, per 10 giorni io devo starti in casa e tu non puoi entrare in questo bagno, non viene capito fino all'ultimo, quando vede il risultato. Quindi la maggior soddisfazione del mio lavoro, e che rasentiamo il magone proprio, è quando tu riesci a realizzare un'opera dove tutti ti danno per sconfitto. Ultimamente sto facendo dei lavori per gente molto importante, dove io entravo in realtà, dove ero diciamo l'ultimo arrivato per loro, perché magari essendo clienti, aziende importanti, non sanno chi sei perché non vanno neanche sul web. E quindi creare delle cose dove ti danno già per perso e realizzarle, vedere queste persone che rimangono emozionate da quello che gli hai creato, è la soddisfazione più grossa, veramente. Cioè, realizzare un'opera che tutti non si immaginerebbero, e vedere invece la reazione, quello è emozionante. Ma ultimamente, soprattutto, la mia emozione più grande è che mi sto unendo a tantissimi professionisti del mio settore, dove prima uno pensava che la concorrenza era tutti nemici, invece qua io sto notando che sto collaborando e sto vivendo delle esperienze di lavoro con miei concorrenti, no, miei colleghi. Quindi anche quella è una grandissima soddisfazione, che vuol dire che stiamo formando un gruppo che è a livello nazionale, e questa nazione è uno dei patrimoni culturali più grossi. Non è tanto il canto, la cucina, ma è proprio l'arte, cioè,
Una cosa che l'Italia sta sottovalutando è che nel DNA dell'italiano c'è soprattutto arte, non il cantante o la cucina. E quindi l'unione di tutti questi artisti, tra virgolette, sta dando importanza e spero che un giorno venga rivalutato di nuovo a livello mondiale il Made in Italy a livello artistico, perché siamo noi che la facciamo da padrone.